Vi comunico in via ufficiale che la call da questo momento è registrata, così poi potrà essere ricondivisa. E allora partiamo. Partiamo dal punto di vista metodologico, parlando della prevenzione degli infortuni. Allora, questo tema viene fuori per, diciamo, una duplice esigenza. Uno è una scelta, come al solito, dipendente da me, che riguarda la trasversalità dell'insegnamento di questo modulo, perché comunque o, diciamo, direttamente sul vostro sport specifico, o poi magari in un futuro, in altri ambienti, anche semplicemente in condizioni di allenamento in sala pesi, in palestra, con tante persone che magari nel vostro cammino in futuro vi troverete a dover assistere, sono tematiche che comunque possono risultare essere spendibili, quindi risultano essere trasversali e comunque da un certo punto di vista possono essere fruibili e utili, dove magari anche c'è una certa, come dire, confusione sotto certi punti di vista, oppure una trattazione un po' superficiale del problema. E la seconda cosa invece è una questione un pochino più, come dire, anche di carattere, chiamiamolo burocratico, essendo che la parte chi, come ben sapete, supera l'esame con più di 27 all'esame finale di giochi sportivi ha diritto ad accedere al cartellino di allievo allenatore. E nel percorso dell'allievo allenatore è prevista comunque una conduzione e una competenza su quelli che sono gli infortuni nella pallavolo. A questo punto mi ritrovo a dover comunque coprire almeno in parte questa competenza e da qui nasce l'esigenza di fare questa lezione, che spero che possa essere utile e fruibile. A questo punto, se arriva poi ancora qualcuno, lo inseriamo cammin facendo, ma partiamo col nostro percorso di giornata. Allora, partiamo da questo. Non serve predire la pioggia, ma conta saper costruire l'arca. Tema fondamentale. Noi non siamo medici, non siamo diagnosti, non siamo infermieri. Il nostro compito è quello di prevenire, è quello di promuovere la possibilità di mantenere in salute i nostri assistiti, i nostri atleti. Quindi, fondamentalmente, attraverso dei protocolli, delle applicazioni di tecniche, mezzi, metodi, dobbiamo far sì che lo stato di salute medio dei nostri atleti resti più costante possibile durante tutto il percorso stagionale, sia agonistico che non. Quindi gli obiettivi sono preservare la salute, come ci siamo appena detti, dei nostri ragazzi, dei nostri atleti, individuare quelli che sono i fattori di rischio, quindi essere in grado di fare degli screening per capire se e come possono occorrere degli incidenti. E una volta individuati e segnalati questi fattori, abbassarne l'incidenza. Oltre a quella che un incentivo alla cultura preventiva, alzando la consapevolezza delle persone che si affidano a noi. Quindi questo obiettivo è tutto quanto finalizzato al mantenimento di un buono stato di salute. Prevenzione significa allenarsi per riuscire a stare bene.
intanto dobbiamo iniziare a capire come possono purtroppo occorrere degli incidenti per poterne appunto prevenire l'insorgenza. Quindi, come possiamo, tra virgolette, farci male? Può essere attraverso un trauma di tipo acuto o un episodio scatenante. In seguito a quell'azione, il corpo mi lancia un segnale di dolore e io devo interrompere l'attività. Oppure andiamo invece verso l'ipotesi di un trauma di tipo cronico. Che cosa significa? Significa ripeto molte volte un'azione e questa azione va a logorare quelle che sono le mie strutture, quindi ho un overuse di questo distretto e arrivo a un sovraccarico, seppur magari anche funzionale, del distretto che diventa dolente. Oppure può insorgere un infortunio, può insorgere un insulto al nostro corpo tramite un trauma diretto, quindi un impatto subito da una parte del nostro corpo. Ora, per poter prevenire un problema, dobbiamo conoscerne le caratteristiche. Quindi facciamo un primo screening generale. Quando parliamo di, facciamo degli esempi per capire subito di che cosa stiamo parlando. Se parliamo di trauma acuto, abbiamo ad esempio la ricaduta da un salto, ricado da quel salto specifico, faccio un'azione malamente e mi faccio male. Se parliamo di trauma cronico, abbiamo quindi il reiterare di un'azione che ripetuta nel tempo ci porta a uno stress infiammatorio che può tradursi in un infortunio, in una problematica da dover supplire. Se invece parliamo di trauma diretto, significa che ho preso un pugno. Ho preso un calcio, ho avuto un contatto. Mi sono fatto male a seguito di un impatto con una mia parte del corpo. Ora, questo territorio di indagine adesso lo proiettiamo su quello che è il modulo della pallavolo. Ma alla stessa maniera, tramite queste classificazioni, riportatelo su quello che è il vostro mondo, riportatelo su quella che è la vostra attività. In ogni caso, dovete trovare dei link che si traducano in queste tipologie di traumi, in queste tipologie di problematiche. Quindi, passando da qui, nel nostro caso, nella pallavolo, abbiamo dei distretti che sono più a rischio. E i distretti sono le dita. E le dita sono assoggettati a trauma diretto, perché il pallone può colpire un'estremità e, ad esempio, creare dei traumi capsulari. Può semplicemente, volgarmente definito, insaccarci le dita. Abbiamo dei traumi alla spalla, normalmente sono traumi di tipologia cronica. Che cosa significa? Significa che faccio tante volte un gesto e appunto vado in una situazione di sovraccarico funzionale, un overuse. Abbiamo delle problematiche al core e al tronco che possono, vedremo, sia essere dettate da un episodio acuto, quindi normalmente magari per i meno vicini alla nostra attività non sanno, ma insorge stiramento o strappo addirittura del retto addominale, oppure se lo guardiamo su una dimensione di core un pochino più ampia, problemi alla schiena per le ricadute dai salti. Quindi abbiamo di fatto male alla schiena, alla parte lombare della colonna.
Quindi è un trauma di tipo cronico. Stesso modo, abbiamo, possono insorgere problematiche alle ginocchia attraverso sia dei traumi cronici, quindi una serie di ricadute, sia dei traumi acuti, ricadendo da un unico episodio, rischio di andare su un fondo corsa articolare, su un fondo corsa dei rom articolari del ginocchio, ad esempio, e infortunarmi. Normalmente, quando occorre questo tipo di infortunio, è un infortunio più grave. Oppure semplicemente posso avere delle infiammazioni di tipo tendineo. Perché? Perché risalto più volte, normalmente il tendine rotuleo, il tendine quadricipitale si possono infiammare e io ho dolenza al ginocchio, impotenza funzionale. Stesso discorso vale per le caviglie, la classica distorsione e un riscontro in acuto, l'insorgenza di problematiche tipo infiammazione dei tendini, infiammazione del fascia plantare, infiammazione del periosteo, sono traumi in cronico. Oggi, sulla tematica di giornata, ci focalizziamo su discorso spalla, su discorso core, schiena, addome, su queste due grandi problematiche. Il resto lo rilasciamo lì un attimino, lo mettiamo lì da parte, ne parliamo per la prossima settimana. Perché per trattare in maniera un minimo dettagliata, con un minimo di grano salis la situazione, dobbiamo almeno approfondire alcune parti per far sì che possiamo essere in grado di soprattutto prevenire, capire cosa può essere un fattore di rischio, che è fondamentale, e sapere soprattutto come gestire questo fattore di rischio con una serie di step di lavoro ben schematici a cui poi noi dobbiamo semplicemente applicare tecniche, metodo e mezzi, esercizi. Quindi, parlando di prevenzione, come vi dicevo, dobbiamo passare a una serie di step di lavoro che ci permettano di avere un'analisi schematica, precisa, puntuale, che ci diano degli indicatori di rischio, che ci diano delle indicazioni per poter far sì che il rischio dell'insorgenza di un insulto al nostro corpo, di un distretto del nostro corpo, possa insorgere. E in prima istanza dobbiamo essere in grado di monitorare tecnica e volumi. Perché? Perché come abbiamo visto, in particolare sopra, in questa fase qui, e soprattutto nell'analisi dei distretti, abbiamo visto che spalla, problemi di infortunio sotto stimoli cronici, core, tronco, stimoli cronici, ginocchia, stimoli cronici, caviglie, stimoli cronici. Che significa? Significa che sono strettamente correlati ai volumi di lavoro. Se mi alleno troppo e non do il tempo al corpo di recuperare tra una seduta e l'altra, oppure all'interno della stessa seduta faccio troppo volume, c'è la possibilità che insorga un trauma di tipo cronico, un trauma di overuse. Oltre, se io tecnicamente non eseguo bene i gesti, è possibile che dal malfunzionamento tecnico della mia articolazione possa insorgere una problematica. Mi muovo malamente, mi posso fare male. Quindi, monitoraggio della tecnica e dei volumi significa essere in grado di scannerizzare, analizzare ed essere precisi
su quello che è un primo fattore di screening determinante che è tranquillamente in nostro possesso. Dobbiamo essere in grado di valutare questo, quanto stiamo facendo e le condizioni di qualità con cui lo stiamo facendo. Poi abbiamo però sicuramente già alcuni fattori di rischio che sono intrinseci all'attività sportiva stessa. Vi do qualche numero indicativo. Un giocatore di pallavolo, quando nel corso di una stagione, colpisce il pallone in attacco servizio complessivamente intorno alle 40.000 volte, 40.000 azioni. Un giocatore di alto livello colpisce il pallone e imprime al pallone una potenza che spinge il pallone a oltre 100 km l'ora, e il momento dell'impatto della mano col pallone stesso si avvicina ai 70 all'ora. Quindi giriamo la spalla 40.000 volte a quel grado di velocità. Quello resta un fattore di rischio. Per quanto tu sia bravo tecnicamente, sia preciso nell'allineamento, come vedremo, della spalla rispetto alla linea del tronco, per quanto tu sia bravo a gestire quel gesto, il volume di lavoro resta. Perché? Perché è come dire, non corre giocando a pallone. Se giochi a pallone, corri. Se giochi a pallavolo, la spalla la devi usare. Quindi ci sono dei fattori di rischio che sono già intrinseci nell'attività stessa. E quindi noi comunque un'attività di tipo preventivo dobbiamo applicarla. Dobbiamo applicarla anche se il monitoraggio delle overuse è perfetto. Quindi anche se so perfettamente quanto lavoro stanno facendo i miei ragazzi, so che tecnicamente sono molto bravi, io però devo monitorare questa cosa. Perché? Perché nell'attività stessa c'è un fattore di rischio. Sport agonistico deriva da agonia, sofferenza. Quindi fare un'attività di tipo sportivo agonistica significa esporre il proprio corpo a dei rischi che noi dobbiamo cercare di abbassare il più possibile. Come facciamo? Il primo step è questo. Scusate. Un rinforzo selettivo delle parti che concorrono alla stabilizzazione attiva del distretto articolare. Allora, sappiamo che ci dividiamo in due gradi di protezione articolare noi, o dovremmo saperlo. Se io vi dico strutture passive di protezione articolare, in chat o a voce, qualcuno mi dice cosa vi viene in mente con strutture passive e strutture attive? Lo sappiamo? Se lo sappiamo, andiamo oltre. Se parlo di strutture passive, di stabilizzatore, muscoli. Passive legamenti, corretto. Dario, con muscoli tu intendi attive o passive? Attivi muscoli, esatto. Esatto. Dobbiamo, è corretto, abbiamo un grado di stabilizzazione passiva, che sono gli ancoraggi dell'articolazione, quindi i legamenti normalmente, i tendini anche, concorrono, le cartilagini, i menischi. Queste sono tutte strutture passive che aiutano l'articolazione a funzionare nella maniera corretta. Però ricordiamoci sempre che il nostro corpo non è costruito per fare lo sport, il nostro corpo è costruito per stare bene nella vita.
Non è costruito per fare 40.000 volte all'anno questo gesto qui, a 100 all'ora. Quindi abbiamo bisogno di un aiuto. L'aiuto esterno è il rinforzo selettivo, in prima istanza selettivo, di quelle che sono le strutture attive, protezione attiva, gli ammortizzatori. L'ammortizzatore sono tutti i muscoli che intervengono su quella zona lì. Perché? Perché il muscolo più è grosso e più funge da cuscino, volgarmente parlando, proprio semplice semplice. Più ho cuscini intorno, più l'articolazione può mantenere il suo grado di salute. E quando parliamo di rinforzo selettivo, parliamo di questo tipo di discorso qui. Cerchiamo di andare a intervenire chiamando in causa quel tal muscolo che ci aiuta per quel tal distretto. Quando parlo di quel tal muscolo di rispetto a quel tal distretto, posso dirti: voglio stabilizzare con il vasto mediale il ginocchio, voglio stabilizzare col trasverso dell'addome la schiena e il core, voglio stabilizzare con la cuffia dei rotatori la mia spalla, la mia articolazione glenomerale. Però, attenzione, il rinforzo selettivo non è una garanzia di protezione. Perché? Perché quando io faccio rinforzo di tipo selettivo, si chiama selettivo perché vado a intervenire su un muscolo per volta. Quando faccio questo tipo di rinforzo, però, è un gesto specifico. Abbiamo imparato le passate settimane che il corpo si adatta a tutto. Però abbiamo una problematica molto globale. Inteso come? Se io ho la cuffia dei rotatori molto forte, non è detto che la mia spalla riesca a sopportare il volume che deve sopportare. Non è detto. Perché? Perché l'incidenza della forza di quei muscoli non è aderente al compito che devo eseguire. Non ce la fa. Seppure super allenati, questi muscoli da soli non bastano. Perché? Perché il volume di lavoro è troppo alto. La difficoltà del gesto è troppo alta. Portiamo un altro esempio per cercare di farvi capire. È importante iniziare a capire questi passaggi fondamentali, perché se no poi si fa casino dopo. Allora, se io so fare la spaccata a terra, quindi mi metto lì, piano piano, inizio ad allungarmi e riesco ad arrivare ai gradi fino a portare il bacino aderente al pavimento. Scendo piano piano, mi allungo con tranquillità, con dei gradi di rapidità molto lenti e controllati, mi concentro sulla respirazione. E poi arrivo a un certo punto, riesco a sedermi per terra. Quindi faccio la spaccata, divaricata perfetta. Ma fare la spaccata a terra non significa che se io salto per aria faccio la spaccata con le gambe volante. Soltanto perché ho i gradi. No, perché intervengono delle velocità diverse. Siamo d'accordo che è diverso? Cioè, se io scendo in maniera lenta e controllata, rispondo a un certo tipo di stimolo. Se vado a tutta canna, veloce, rapido, in un'unità di tempo diversa, rispondo a un altro tipo di stimolo. Sicuramente avere i gradi articolari è una prima esigenza. Se non vado giù a terra, sicuramente non farò la speccata per aria. Quindi devo essere in grado di arrivare a quei gradi lì e condizionare i miei muscoli per supportarmi. Però non basterà per arrivare a quello che è la mia esigenza, fare la spaccata volante. Uguale per la spalla. Ho un'esigenza io di stabilizzare la glena
scusatemi, la testa dell'omero all'interno della glena. Però, nonostante questa esigenza, quindi ho bisogno che i muscoli lì siano forti, però poi non devono solo essere forti, devono essere in grado di applicare quella forza nell'unità di tempo che mi interessa. 70 all'ora di schiaffo per 4.000 volte all'anno. Condizio sine qua non la forza, rinforzo selettivo. Però poi ho bisogno di una problematica e un condizionamento di tipo funzionale, aderente a quella che è la mia esigenza. È chiaro per tutti il passaggio? C'è qualcuno che non l'ha capito? Me lo dite? Se qualcuno non è chiaro, lo dica subito, che lo ripetiamo. Quindi abbiamo un rinforzo selettivo, mi sto allenando a fare la spaccata a lente controllata, lavoro su quello che possono essere i distretti in maniera selettiva, quindi un muscolo per volta per, come si è detto, rinforzare quelle che sono le strutture attive, e poi un rinforzo sotto il profilo funzionale, quindi devo essere in grado di applicare questa forza qui che ho creato in via selettivo al ritmo che mi interessa, alla velocità del problema che devo supportare, al volume del problema che devo supportare. E in ultima istanza, dobbiamo far intervenire delle sinergie muscolari per risolvere un problema complesso. Quindi parleremo non soltanto più del rinforzo selettivo, quindi non soltanto dei muscoli implicati strettamente su quell'articolazione, non soltanto più su quei muscoli applicando la velocità, applicando l'esposizione che ci interessa, ma anche su tutti i muscoli appartenenti alla catena che ci possono dare supporto a risolvere un problema di tipo complesso. Perché? Perché lo sport prevede azioni complesse. Non è che lavoro con un muscolo per volta. Non è che ho soltanto l'esigenza di gestire un distretto per volta. Lo sport, in particolare l'open skills, deve far fronte a un ampio spettro di movimenti che devono essere coordinati da diversi muscoli in contemporanea. Se io ruoto il braccio, se io faccio una circonduzione del braccio, quanti muscoli chiamo in causa? Certo che la cuffia dei rotatori stabilizza l'omero, ma non è che è la cuffia dei rotatori che mi fa ruotare il braccio. Per far ruotare il braccio avrò l'intervento di pettorale, deltoide, grande dentato e via dicendo. La sinergia di quei muscoli sotto il profilo funzionale, quindi forza di quei muscoli, capacità di applicare la forza in funzione di quello che è lo stimolo che dovrò sopportare, farà sì che io riduca il più possibile la possibilità di un problema. Ok? Step fondamentali, selettivo, prima cosa, controllo dei volumi e dello overuse. Quindi devo essere in grado di capire se ci sono dei problemi di tipo tecnico, quindi mi muovo male, l'articolazione si muova male, può andare in sofferenza. Oppure faccio troppo lavoro, l'articolazione si infiamma e mi fa male. Fattori di controllo. Fattori di prevenzione, rinforzo selettivo, perché ne ho bisogno. Rinforzo di selettivo funzionale a quello che l'esigenza che il compito che la spalla dovrà, la spalla o il distretto che deve andare a eseguire dovrà sopportare, e poi sinergie dei muscoli, quindi catene cinetiche chiamate in causa, tutto quello che concorre a far sì che l'articolazione sia salvaguardata il più possibile, che il distretto, chiamiamo, sia salvaguardato il più possibile. Questi sono i quattro passaggi, quattro
quattro passaggi, quattro che io devo fare per costruire un piano preventivo con del senso. Quindi passiamo a capire nel dettaglio da dove dobbiamo partire. Prima cosa, dobbiamo avere un minimo di idea di inquadramento anatomico. Quindi sappiamo già che la spalla, la scapola omerale, è anteposta rispetto alla linea del tronco. Tradotto, se alziamo le braccia, non è che mi ritrovo come in croce, come Cristo in croce. Le braccia sono già di per sé in una condizione di normalità fisiologica anteposte rispetto alla linea del tronco. Questo tipo di azione già mi deve dare delle indicazioni. Io so già che se porto molto indietro il braccio, la spalla sta lavorando in una condizione antifisiologica, perché la sua condizione di lavoro è leggermente per avanti, normalmente anteposta di circa 30 gradi. Questo cosa significa? Significa che se io vedo un mio giocatore che tecnicamente colpisce il pallone molto indietro, è mio dovere correggerlo. Perché? Perché sta sollecitando in maniera sbagliata la sua articolazione, al di fuori del fatto che il gesto tecnico è scorretto. A livello preventivo già quello è un intervento. Sapere come funzioniamo resta sempre un grande plus. Però poi ci sono delle condizioni che purtroppo non controllo. La posizione overhead crea impingement. Cosa significa? Significa che in ogni caso il mio sport prevede che le braccia vadano sopra la testa. Non c'è verso. Perché? Perché è così. E allora cosa sappiamo già da quel punto di vista lì? Che la spalla in ogni caso andrà a creare quella che viene chiamata o sindrome dell'impingement o sindrome da conflitto subacromiale. Dopo vediamo delle immagini, vi mostro che cosa significa se qualcuno non lo sa. Però, ripeto, è un rischio che purtroppo c'è, è figlia del movimento stesso, figlia dello sport stesso. Se corri, crei logorio alle articolazioni di caviglia e ginocchia. Se fai a pugni, crei probabilmente problematiche al naso. Cioè, purtroppo succede che ti rompono il naso. Trauma diretto, succede. Lo sport è fatto anche di questi rischi, che sono dei rischi che purtroppo noi non possiamo controllare. Però dobbiamo conoscere. Sappiamo già che un braccio proteso sopra il capo ha già di per sé una condizione antifisiologica. E l'articolazione ne può soffrire. Un pochino di fisica di basso livello. Sappiamo che nel nostro sport, quando nel nostro sport inteso la pallavolo, siamo assoggettati a una leva svantaggiosa. Leva di terzo tipo. Perché? Guardiamolo anche da qua, se volete. Fulcro e braccio della potenza sono praticamente coincidenti in quel tipo di azione lì. La mia leva prevede che ci sia tutto il braccio in termini di distanza dal corpo, per arrivare al punto dove dovrò far pervenire la forza. Braccio della resistenza molto più lungo del braccio della potenza. Senza entrare in utili
cose che magari neanche vi interessano, non vi sono utili, la cosa importante da capire è sempre quella. Se uno sforzo è prossimale al tronco o una leva più vantaggiosa. Se lo sforzo è più distale dalla linea centrale del tronco, ho una leva più svantaggiosa. Se faccio un curl col bilanciere, col manubrio, ho una leva più vantaggiosa rispetto a che fare un'alzata frontale. Perché? Perché il braccio di leva del braccio, scusatemi il gioco di parole, è più breve. Applico forza ad una distanza più breve del corpo. Quindi questo è un altro fattore di rischio che noi dobbiamo sapere. Quando colpisco il pallone, lo colpisco sopra la testa, nel punto più alto possibile perché devo superare la rete, e allora questo crea stress, non ci posso fare niente. E ricordandoci che il corpo si adatta a tutto, dobbiamo ricordarci che è nell'equilibrio e nel corretto assetto tra la testa dell'omero e la glena che la spalla non va in sofferenza. Quindi, tra quello che è la posizione, questa è la nostra glena e questa è la nostra testa dell'omero, più se questa azione qui si chiude, se questo spazio interstiziale tra il tetto e l'omero sparisce, lì crea un problema. Sindrome da conflitto subacromiale. Acromion, quindi il tetto, quello che potete tranquillamente sentire qui, ossicino che sta sopra, testa dell'omero, lì in mezzo purtroppo c'è un tendine, se lo schiaccio si infiamma. Non è che se lo schiaccio per l'azione della spalla stessa. Devo cercare di proteggere il più possibile quello spazio. Più io riesco a mantenere distaccata la testa dell'omero dall'acromion, più è probabile che la spalla non soffra. Questo è quello che c'è da fare. Molto semplicemente. Poi, che sia semplice non vuol dire che poi sia facile. Però l'idea è questa. Acromion, testa, quindi glena, testa dell'omero. Se la testa dell'omero va a schiacciarsi troppo sotto questo spazio interstiziale, succede che ho un problema infiammatorio. Problema infiammatorio che poi si traduce in dolenza, che si traduce in ipofunzionalità e tu hai male alla spalla. Molto semplicemente. Quindi abbiamo detto, rinforzo selettivo, dobbiamo intervenire sui muscoli per allargare quello spazio lì. Questo è il nostro compito. Lì in mezzo, che muscolo ci passa? Vediamo se qualcuno lo sa a priori. Dai, qualcuno lo sa, secondo me. Un muscolo piccolo che ha uno sfondo fortemente tendineo, fa parte della cuffia dei rotatori. Qualcuno? Puoi ripetere la domanda? Corretto, Dave. Sovraspinato. Eh sì, cioè nel senso che si parlava appunto di un muscolo che è comunque il sovraspinato. Corretto. E lo vediamo più avanti, esattamente qui. Questo tetto della spalla, guardate questo muscolettino qui, è il sovraspinato. Nel momento che il braccio va verso l'alto, questo spaziettino qui tra il tetto, ops, scusate, tra il tetto e l'acromion si riduce schiacciando questa zona qui, dolenza di spalla. E nell'intervento
di vari muscoli, io devo cercare di mantenere dove ho il pallino rosso adesso, questo spazio libero. Come facciamo però a tenere quello spazio libero? Questo è un dubbio metodologico che dobbiamo conoscere. E per saperlo dobbiamo conoscere bene come funziona il corpo, come funzionano i muscoli. Prima di leggere il tutto, guardiamo questa cosa qua. Noi siamo marionette. Noi funzioniamo esattamente come delle marionette. Abbiamo dei fili, che sono i tendini, che si collegano a delle estremità che vengono avvicinate. Da che cosa? Dall'accorciamento dei ventri muscolari. Quindi noi funzioniamo come marionette, tiriamo qualche cosa per avvicinare capi articolari. Non siamo in grado di spingere, siamo in grado unicamente di trazionare. I nostri muscoli possono soltanto tirare. I nostri muscoli hanno bisogno di equilibrio. Perché? Perché nel caso in cui stiamo analizzando ora, se il deltoide tira molto, è collegato alla testa dell'omero, nel momento in cui il deltoide tira molto, lui cosa fa? Si risucchia la testa dell'omero verso l'acromio, schiaccia il tendine del sovraspinato e tu hai male alla spalla. Fine della questione. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare equilibrio nella forza dei muscoli che ci fanno fare questa azione qui, quello che tira verso il basso la testa dell'omero. Ed è nell'equilibrio del sistema muscolo-scheletrico che noi siamo efficienti, che noi non abbiamo dolore. E questo equilibrio si chiama capacità della tensegrità, che è la capacità di un corpo di combinare trazione e compressione tra le proprie componenti per fornire stabilità e resistenza. Noi siamo, ci siamo detti, marionette, tiriamo e basta. E per spiegare questo concetto ho pensato che vedere un video, per chi non l'avesse già affrontato in precedenza, vediamo un po' se riesco ad allargarlo. Si allarga. Aspetta. Non riesco ad allargarvelo, ragazzi. Però penso che si capisca. Soltanto nell'equilibrio dell'inserimento di capi che trazionano, il sistema trova il suo equilibrio ed è stabile nonostante non ci sia niente a puntellare la parte superiore del distretto, ma è nell'equilibrio tra i tre capi, tra le tre catenine, le catenine, che il sistema trova il proprio equilibrio. Questo è come funziona il corpo. Dobbiamo far sì che le catene che intervengono su quell'articolazione siano equilibrate. Se non sono equilibrate, il sistema collassa, o da una parte o dall'altra. Questo è un concetto, diciamo, complicato sotto il profilo fisico, forse l'avete già anche visto, non lo so. Però è da questo punto di vista che il sistema trova il proprio equilibrio. Dobbiamo essere in grado di azzerare le forze tra i muscoli che tirano.
in quel determinato distretto, prima a livello selettivo, poi a livello funzionale, poi a livello di sinergie. E come si è detto, dobbiamo equilibrare le azioni della cuffia dei rotatori. Allora, vediamo un po' una cosa. Al volo. Elenco dei muscoli facente parte della cuffia dei rotatori. Dai, in chat o a voce, qualcuno. Provare, forza. È importante sapere certe cosine, eh? Siamo tecnici. Uno ce lo siamo già detto. Chi è che l'ha detto prima? Dave, che sapeva già anche il sovraspinato. E poi ne manca uno. Dave, ne manca uno, eh? Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Ok, sovraspinato, sottoscapolare, piccolo rotondo. Benissimo, perfetto. Ora, di questi quattro muscoli, bravi chi, bravi nel senso, i primi sono gli extrarotatori. E allora, la mia domanda è, abbiamo quattro muscoli, quanti sono extrarotatori e quanti intrarotatori? Esatto, bravo Dave. Quindi abbiamo già un problema. Abbiamo tre muscoli che extraruotano e uno che intraruota. Però è più forte l'intrarotatore o gli extrarotatori? L'avete mai provato? Sono più forti gli intra o gli extrarotatori? Intra. Intra. Quindi capite già dove sta la grana? La grana sta che ho tre muscoli extrarotatori che sono più deboli di un unico muscolo che intraruota. Ed è nell'equilibrio di quella forza lì che la testa dell'omero sta al punto giusto all'interno della glena, a riposo. Come possiamo vedere da questa immagine qui, questa qui è una visione da un corpo da davanti. Abbiamo qui un muscolo che si chiama sottoscapolare. Guardate però quanto è importante sia sotto il profilo del volume. E poi qui abbiamo i nostri, vista posteriore, il sottospinato disposto sotto la spina della scapola, il piccolo rotondo. E poi qui il grande incriminato e normalmente il più dolente, sovraspinato, che per la sua posizione viene pizzicato e deve fare ed è sollecitato in maniera importante sotto il profilo della sua azione. Quindi dobbiamo trovare equilibrio tra questi tre muscoli. Dopo vediamo esercizi facili per poter trovare già il primo equilibrio, ma sono cose che già conoscete. L'importante è che ne prendiate assolutamente consapevolezza. E poi abbiamo un rinforzo di tipo funzionale, inteso come dobbiamo far intervenire tutti i muscoli che ci fanno comodo nella stabilizzazione di questo compartimento in toto, non soltanto della testa dell'omero, ma della scapola in sé. Quindi tutti i muscoli che si attaccano sui margini mediale posteriore della scapola, sul margine laterale anteriore, tutto quello che si attacca qua intorno fa il caso nostro per aiutarci, ricordandoci che il problema è che quando questa parte qui tocca qua, quindi devono essere forti a tirare verso il basso. Tirare verso il basso. Quindi dobbiamo avere grande forza massima nella catena flessoria, quindi
posteriori della schiena devono essere forti per stabilizzare la scapola e non mandarla in giro, non permettere che questo spazio venga troppo occluso, quindi devo tirare verso il basso, ma allo stesso tempo ho bisogno di forza dinamica massima sugli estensori. Perché? Perché, come ci siamo detti all'inizio di questo preambolo sulla spalla, la spalla deve girare veloce. Perché? Perché colpisce il pallone a 70 all'ora. Quindi davanti dovrà essere in grado di essere rapida nella sua azione di rotazione. Se sono stabile, magari sono super rigido, super garantito sotto il profilo della sicurezza dell'articolazione, ma non riesco a giocare. Perché? Perché la spalla ruota troppo lentamente, il braccio è troppo lento. E come faccio? Rinforzo selettivo, equilibrio tra intra ed extra rotatori della cuffia. Perché? Perché posiziona bene sui tre capi, sui quattro capi coinvolti, l'omero all'interno della glena. E poi cosa faccio? Un rinforzo di tipo funzionale. Devo stabilizzare la scapola per tirarla verso il basso in maniera che cerchiamo di ampliare il più possibile questo tipo di spazio lì sotto, che ci siamo detti che è quello problematico. E poi cosa succede? Devo avere capacità di intraruotare, di applicare forza per avanti, veloce. Perché? Perché lo sport che me lo chiede. Se faccio il lanciatore, se faccio il lancio del giavellotto, è la stessa cosa. Se faccio il getto del peso, è la stessa cosa. Se gioco a baseball, è la stessa cosa. Se nuoto, è la stessa cosa. Devo essere forte posteriormente per abbassare la scapola e ampliare lo spazio. Devo essere rapido anteriormente per far sì che l'azione sia fluida, possa esprimere potenza, possa esprimere la massima espressione, il massimo rapporto tra forza applicata e lavoro espresso. E in ultima istanza, dobbiamo far sì che ci siano interazioni tra le varie catene crociate. Perché? Perché i nostri, scusatemi, perché i nostri gesti sono gesti complessi. Perché lo sport non è che implica l'applicazione di un muscolo per volta. Ho più muscoli che devono lavorare insieme. E come fanno a lavorare insieme? Con l'intervento delle catene crociate, che coordinano al meglio la situazione. Quindi non soltanto abbassano, ma e ruotano velocemente per avanti il braccio, ma fanno sì che questa azione sia il più coordinata possibile, il più armonica possibile, il più fluida possibile, in maniera che io possa gestire al meglio il movimento. Quindi passiamo banalmente a vedere quali sono delle cose facili e banalissime poi da fare, eh? Però un discorso è farle perché le hai sempre viste così, e un altro discorso è farle in via consapevole. Aspettate che chiudiamo l'audio. Intrarotazione. Quindi l'elastico non passa davanti alla linea del tronco. Cosa importante? La testa dell'omero deve essere necessariamente depressa, deve essere portata verso il basso, sia in fase di intra, sia in fase di extrarotazione. Questo è fatto bene. Spalla depressa verso il basso, gomito aderente al corpo, perché se no rischi di mettere in opera dei compensi. E da questa duplice azione, quindi di extra ed intrarotazione, io dovrò trovare
dovrò riuscire ad avere la stessa forza nella prima azione che nella seconda. Devo avere la stessa forza sia mentre intraruoto, sia mentre extraruoto. Se però eseguo il lavoro in maniera disattenta, con la testa dell'omero rivolta verso l'alto, perché o nessuno me l'ha mai detto o perché non ci sto facendo attenzione, il lavoro ha utilità zero. Zero. Perché? Sì? Volevo chiedere una cosa, ma come si fa a mantenere la stessa forza in quell'esercizio se nell'extra rotazione lavoro in fase concentrica mentre nell'intra rotazione lavoro in eccentrica, cioè vinco la resistenza dell'elastico? Perché dici questo che è incentrica e concentrica? Perché quando porta fuori, cioè quando porta fuori. Nell'esercizio, guarda, qui hai una fase. Ah, mi ero perso la prima parte del video, Hai ok, allora si è visto, detto. allora qui hai la trazione che passa fuori. Che qui è concentrica mentre chiude col sinistro, e qui è concentrica mentre apre col destro. E Bravissimo, poi basta che cambia lato e fa la stessa cosa opposta. perfetto, ti sei dato la risposta da solo. È un piccolo dettaglio: l'elastico passa davanti alla pancia o l'elastico non passa davanti alla pancia, banalmente. Però ricordarsi che mantenere l'omero attaccato al corpo e mantenere la testa dell'omero depressa è determinante. Perché? Perché se no inficio proprio il lavoro stesso. Tecnica. Tecnica. Per quanto riguarda il discorso di volumi e ripetizioni, sono alti volumi. Alti volumi. Quanto sono? 15? 20? Quanti ne faccio? Ne faccio di più della parte debole. Perché? Perché devo avere equilibrio tra intra ed extra. Devo avere equilibrio tra i cavi che fanno parte di quel distretto della mia marionetta. Perché se no, la testa dell'omero non sta al posto giusto. Fissa la posizione in maniera corretta. Poi parliamo anche della scelta del tipo di contrazione. Qui andiamo invece su un discorso più di tipo funzionale, dove il coinvolgimento degli stabilizzatori avviene su catene più ampie. Ovviamente gli esercizi sono da fare in una condizione, prima da una parte e poi dall'altra. Stabilizzazione in eccentrica. Ci sono diverse condizioni che ci permettono di avere interventi a diversi gradi su un grado di stabilizzazione. Qui stiamo facendo già una parte di stabilizzazione un po' più funzionale a riguardo dei gradi. Perché? Perché la mia spalla, quando gioco a pallavolo, deve essere forte e stabilizzata quando in condizione overhead. Quindi sicuramente, prima cosa, devo essere in grado di mantenere la testa dell'omero al punto giusto. Seconda cosa, quindi rinforzo selettivo, seconda cosa, devo essere in grado di stabilizzare al meglio la mia articolazione nelle condizioni più vicine alla mia condizione di gara. Quindi a quei gradi articolari e poi ci siamo già detti a livello di velocità di contrazione. Prima imparo a fare la spaccata lenta e controllata a terra, poi dovrò essere in grado di fare la spaccata saltando. Non è, è una condizione necessaria, ma non sufficiente per poter eseguire poi il compito. E allora, a cascata, dovremmo lavorare altri esempi. Condizioni overhead, con, in questo caso, chi sta applicando, avete visto, divarica le braccia e fa salire
la condizione, per lavorare meglio sulla condizione anche del gran dentato in questo caso. Stabilizzare a gradi articolari che possono essere aderenti alle sollecitazioni che devo poter sostenere. E poi dobbiamo passare invece a delle situazioni che applichino velocità, sia a livello, ci sono sia dei lanci, poi vabbè questo qui non è un video specifico soltanto per la spalla, però sotto il punto di vista dei lanci sappiamo già che nel momento in cui scarico forza, potenza da un lato, una volta però applicata la forza della catena posteriore, sto allenando la mia catena estensoria al ritmo che mi interessa. Perché? Perché il braccio deve colpire il pallone a 70 all'ora. Ovviamente non possiamo essere così precisi nella nostra fase di allenamento, però sicuramente dobbiamo essere in grado di avere un iter mentale per poter far sì che questa cosa sia stabilizzata. Prima selettivo, poi sotto profilo di tipo funzionale, poi sempre più vicino alle catene cinetiche che vengono coinvolte all'interno del nostro sport specifico. Quindi, contrazione oxatonica, adesso facciamo un'ultima digressione su questo punto di vista qui e poi chiudiamo la spalla. Abbiamo volumi alti di rinforzo selettivo, forza e trofismo per i dorsali, perché deve deprimere la testa dell'omero in maniera da mantenere lo spazio dell'omero al di sotto del tetto dell'acromion, forza massima dinamica, quindi abbiamo bisogno dei lanci sulla catena estensoria, e abbiamo bisogno dei lavori in catena con velocità di contrazione crescente per avvicinarci a quello del modello, a quello che è il modello di prestazione. Secondo voi, perché la contrazione oxotonica è quella, diciamo, più funzionale a questi tipi di discorsi di prevenzione, in particolare sulla parte selettiva, no? Perché fondamentalmente andiamo su questa scelta metodologica? A voce o in chat? Dai, qualcuno che prova a dirmi delle idee. Perché secondo me permette di adeguare la tensione, quindi l'intensità del lavoro a seconda di come ci si sente in quel momento. Quindi non sia un peso che ci spinge a esercitare una determinata forza, quindi sempre uguale, ma si può variare lungo tutto l'esercizio. Allora, io ho capito cosa stai dicendo, però un pochino meglio sotto il profilo dell'addizione. Perché se tu mi dici il peso varia in funzione di quello che è la condizione del momento, io posso dirti, ok, allora prendo un chilo in meno se non, in quel giorno lì non ho la forza. Tu stai parlando del ROM articolare, però, se ho capito bene. Sì. Ok. E questo va bene. Però c'è un dettaglio che la distingue profondamente da quella che è una contrazione isotonica, per intendersi. E qual è? Vediamo se ci arriviamo insieme. Tu hai detto una cosa corretta, eh? È giusto. Cioè, la tensione si adatta in funzione al grado di applicazione articolare, all'angolo, no? Questo è quello che mi hai detto. Però, quando è la tensione massima e la tensione minima? Ragiona su questo. Ragionate su questo. Se le cose le capite, è più facile poi ricordarvele. Incrementa la tensione. È proprio aspetta che mi sia andato via, che Mircea. È giusto. È giusto. E in particolare, avete letto in chat, incrementa la tensione allungamento, quindi più mi distanzio, più
Quindi fondamentalmente nel momento in cui eseguo il mio compito, più mi distanzio dal punto di ancoraggio, più la tensione aumenta. È corretto? Ci sa? È giusto? E la tensione massima dipende dal mio massimo range articolare che possiedo in quel momento. E questa è un'altra verità, nel senso che tu probabilmente stai facendo quel lavoro lì per o prevenire o per rinforzare una problematica, giusto? Va bene. Però il punto dove sta? Rispetto a quello che è il peso, tu cosa succede? Nel momento in cui hai il grado più sfavorevole, hai la tensione più bassa. Quando il tuo grado articolare è più favorevole, la tensione si alza. Questa cosa non succede con i pesi. Vediamo da qua se riesco a mostrarvelo su quell'esercizio e magari lo capiamo meglio. Allora. In questo caso qui abbiamo una tensione che è sicuramente più bassa nel momento in cui l'esercizio finisce. Siamo d'accordo su questo, no? Più voi immaginate che questa condizione può partire anche più extraruotata, no? Siamo d'accordo? Quindi sto distanziando la mano dal mio centro del corpo. Più la mano si avvicina al centro del corpo, più la tensione aumenta. Che cosa ci siamo detti sulle leve? Che una contrazione, più, cioè scusatemi, una leva, più viene applicata distalmente rispetto al centro, al baricentro del corpo, più io faccio fatica. Più è mediale, più è prossimale, meno faccio fatica, cioè più sono forte. L'elastico permette questa cosa qui. Nel momento in cui sei distale e hai un braccio di leva ampio, propone una resistenza più bassa. Più sono prossimale, più la resistenza si alza. Se ragionate in termini di peso e scegliete un esercizio banale, lo squat, che magari tutti quanti voi avete fatto, dov'è il grado peggiore? Il grado è ad angolo chiuso. Perché? Perché funziona al contrario. Nel momento in cui il braccio di leva è più ampio, quindi quando sono nel grado più difficile, il peso è percepito più alto. Funziona al contrario. Questo è il motivo per cui una contrazione oxotonica, se parliamo di stabilizzazione selettiva di alcuni distretti, è preferenziale come scelta metodologica. Ok? Più la leva è vantaggiosa, più offre tensione. Più la leva è svantaggiosa, più la contrazione oxotonica riduce tensione. Questo è il motivo. Ok? Benissimo. Per la spalla chiudiamo qua. Ci siamo dovuti dilungare un po' perché abbiamo dovuto fare anche un po' una parte un pochino più ampia sotto alcuni aspetti. Abbiamo domande, abbiamo dubbi, perplessità a riguardo di questa cosa qui? Sì, io mi sono solo perso durante il primo video che abbiamo visto. Sì. Mi sono perso la posizione corretta della testa dell'omero da mantenere durante... Ok, non te lo ricordare, ragionaci. Okay. Non te lo ricordare, ragionaci. Allora, guarda questa immagine qui. Te la ricordi? Sì. La testa dell'omero. Dov'è il problema? Quando è che avviene il problema dell'impeachment, del conflitto? Quando la testa dell'omero sale, va a pizzicare il tendine con la... Benissimo, bravissimo, perfetto. Quindi,
Se io sto cercando di lavorare sull'extra rotazione, sull'intra rotazione, e qua in mezzo, qui lo vedi, no? Dove ti sto indicando c'è un muscoletto, no? Il muscoletto, quel muscolo lì mi fa extra ruotare in quello specifico caso. Se io lo pizzico lì in mezzo, lavora bene o lavora male? Lavora male. Lavora? Male. Perfetto. Quindi la testa dell'omero dove dovrà essere per farlo lavorare bene? E dovrà essere bassa. Hai trovato la tua risposta. Ma durante quegli esercizi è utile addurre le scapole oppure no? Allora, l'adduzione delle scapole ti dà, logicamente sotto il profilo funzionale, poi non è un errore. Però sei su un altro target. Perché ti ricordi che ci siamo detti, prima stabilizzo la testa dell'omero, poi stabilizzo la scapola. L'ordine di apparizione è questo. Se parliamo di rinforzo selettivo, non è una, diciamo, una condizio sine qua non. Non è necessario. Non è necessario, perfetto. Esatto. Ok, grazie. Ok, di niente. Prof, io avrei una domanda. Vai. Allora, nel video, quello l'ultimo, credo, se sì. Me lo può far vedere, così glielo certo. Confermo. Sì. Certo che sì. Aspetta. Questo qui? Sì, esatto, questo qui. In questo video qui è un esercizio che possiamo considerarlo solo selettivo dal punto di vista della rapidità, per incrementare la rapidità degli extrarotatori, o anche già ha una componente sinergica, diciamo? Siamo già sul sinergico. Quindi non siamo più a lavorare sugli intra, sugli extra. Cioè lì andiamo a lavorare su quella che è poi l'esigenza sport specifica, no? Cioè, quindi anche lì conviene magari, per insegnare quei tipi di esercizi lì, partire magari anche da livelli un pochettino più bassi, tipo dove c'è una maggior coordinazione anche dell'atleta stesso. Guarda, diciamo che la partenza di un lavoro così può essere tipo... Aspetta. Vabbè, questo è già più complicato, dove quello che faccio un ginocchio, non mi ricordo manco più, questa roba qui è vecchia come me. Aspetta. Questi sono già esercizi coordinativamente più complessi, no? Eccolo qua. Questo. No? Aspetta, che te lo riporto indietro. Questo. Chop in ginocchio. Te lo faccio rivedere. Questo. Sì. Quindi con un'intensità, con un livello di difficoltà coordinativo sempre crescente, diciamo. Certo. Velocità e livello coordinativo. Poi ce n'era uno in cui c'era lo scambio della posizione dei piedi in, come si chiama, in posizione di affondo. Esatto. E quindi prima di mettere la palla uno può fare esercizi per capire bene, sempre per quel discorso di cui in realtà ancora prima puoi metterti in piedi e lanciare la palla al petto al muro, fine. Sì. Molto banalmente, no? Cioè, non è obbligatorio andare su quei gradi di complessità. Assolutamente. Sempre con quelle regole della testa dell'omero che sia il più depresso possibile, diciamo. Potenzialmente sì, potenzialmente sì. Ricordati che logicamente più si alza il grado di difficoltà, più è logico che assumerò, diciamo, degli atteggiamenti non perfetti, e il grado stesso di problematica che ci porta nel momento in cui il braccio sopra la testa sono già in impeachment, ma non ci può fare niente. È come dire un nuotatore, è certo che va in impeachment, però che fa? Non nuota. L'alternativa è non nuotare. Certo. Questo è il punto, no? Però noi dobbiamo far sì, cioè, ricordatevi sempre qual è il punto di partenza. Il punto di partenza è abbassare il più possibile i fattori di rischio. Ok? E nella sequenza abbiamo questi aspetti qui. Se vado sul selettivo devo essere perfetto, integerrimo, no? Se invece piano piano vado sulla parte funzionale, vado sempre più vicino a quello che è il modello di prestazione, quindi velocità crescente per la catena anteriore, forza per la catena posteriore, però allo stesso tempo devo essere capace di gestire il problema minimo sotto il profilo della qualità del movimento. C'è altro? Se no farei un excursus sul core. Sapevo che saremmo andati lunghi, però se no veramente si fa...
cioè non si parla del niente. Cioè, io potevo dirvi fate intra e fate extra, eh? Però secondo me così almeno ve ne andate via con un'idea. Poi oggi magari c'è qualcuno che è più interessato alle ginocchia e alle caviglie, però magari un giorno o l'altro uno col mal di schiena ve lo trovate. Se non c'è altro passerei oltre e andiamo, magari anche un pochino più spediti, su quello che è il core e il tronco. Quindi, che cosa deve fare il core e il tronco? Deve fare, in prima istanza, un'azione di ammortizzamento nella fase di ricaduta dei salti. Ci siamo già detti che la protezione attiva dei muscoli è determinata da quello che sono la forza delle sinergie, delle capacità attive per sollevare le strutture passive, e in questo caso per quanto riguarda la colonna nello specifico, il core aiuta a sopportare la compressione da ricaduta. Stabilizza il corpo nella fase di volo, e io qui parlo sempre sport specifico, ma in realtà questa cosa è vera in tutti gli sport che prevedono delle fasi di volo. Quindi se gioco a basket, quando salto a canestro devo stabilizzare col core. Se gioco a calcio e colpisco di testa, o il portiere che esce dai pali, o il giocatore di rugby che raccoglie la palla dalla touche, deve stabilizzare di core nella fase di volo. E nel nostro caso specifico vedremo che ha un'azione di flessione, quindi parlo della parte anteriore, nella fase di attacco e nella fase di servizio in salto. Quindi cosa succede? Abbiamo due grandi sistemi da dover monitorare. Una parte protegge, quindi corpetto, che più solido è e più nella mia fase d'atterraggio mi ammortizza, e una parte che accentua la forza dell'impatto dell'attaccante, del giocatore, sul pallone quando fa azioni di attacco. Perché? Perché carica col tronco, col corpo, spostando il peso del corpo sopra il pallone per applicare più forza. Vedremo poi che c'è una terza situazione che ci complica un po' la vita e dobbiamo tenerne conto. Però questo è il punto. Forza per la fase di ricaduta, capacità di flessione anteriore per applicare forza nella fase di attacco, di servizio in salto in particolare. Dopo vi mostro delle immagini. Eccola qui. Guardate cosa succede. Questi sono ovviamente giocatori della nazionale. Logicamente, immaginiamo sempre che, sulla fase della ricaduta è facile capirlo. Cioè, qui parliamo di gente che pesa più di 100 kg e casca per centinaia di volte da oltre un metro e venti d'altezza. Logicamente, l'impatto col terreno è assolutamente una componente compressiva. Se vuoi provare la sensazione, sali sopra il tavolo, buttati per terra, a terra dal tavolo per 10-15 volte, e poi cosa succede? Che le articolazioni soffrono. Soffrono le ginocchia, soffrono le caviglie e soffrirà la schiena. Intervengono su questa problematica anche i terreni duri, quindi più il terreno è rigido, più c'è del cemento per terra, per intendersi, e più io mi affatico le articolazioni. E per ridurre l'incidenza di questa problematica ho bisogno che il corpetto addominale mi permetta di attutire i carichi passivi. E questa è una cosa facile da capire. In questa immagine però capiamo altri aspetti. Guardate l'arco dorsale a cui si assoggetta il giocatore nel momento in cui sta per colpire. Questa condizione implica una buona fase di stretch
della catena anteriore. Perché? Perché in questa condizione è indubbio che sinfisi pubica e processo xifoideo si distanzino. Quindi la condizione in cui io mi apro così rapidamente induce una condizione di stretch la catena anteriore. Infatti, una delle problematiche muscolari più accentuate nel pallavolista è lo stiramento e lo strappo addominale. Perché? Perché a volte succede che abbiamo un core solido ma troppo rigido. Quindi sono molto garantito sulla fase di atterraggio, ma non sono sufficientemente flessibile per la fase di caricamento dell'attacco. E quindi cosa succede? Troppa rigidità nel momento in cui apro rapidamente, il sistema si rompe. E io questo devo capirlo guardando, vedendo che cosa succede nello sport che alleno. Nel momento in cui braccia vanno verso l'alto rapidamente, l'azione è molto repentina, distanzio origine inserzione, il retto soffre e rischio di andarlo a rompere. Quindi ho un problema di forza per gli atterraggi, un problema di mobilità per il caricamento e un nuovo problema di flessione rapida, come potete vedere in questa immagine, quella in basso a sinistra, questa qui, nel momento in cui sto per scaricare il colpo. Vedete che il core si flette per avanti per applicare la forza del tronco e applicare più forza sul pallone. Quindi rapidamente mi apro, altrettanto rapidamente mi chiudo, devo essere forte di centro per quando atterro. Questo è il compito che devo sviluppare. Quindi andiamo incontro a quelle che sono alcune situazioni che dobbiamo per forza analizzare per capirci un po' di più. Partiamo da questa cosa qui. Zone, logicamente stiamo parlando su delle dolenze. Quando insorgono delle dolenze è perché ci sono disequilibri. Quando ci sono dei disequilibri, vuol dire che c'è una zona ipocinetica, quindi che si muove di meno, e una zona ipercinetica, che è costretta ad assoggettarsi del lavoro svolto in più per supplire al mancato lavoro della zona che non fa più il suo compito. Esempio, catena di montaggio. Siamo su una catena di montaggio. Abbiamo da, semplicemente, siamo in 10 su questa catena che prevede di dover spostare dei pacchi da destra a sinistra. Il volume di pacchi arriva sempre allo stesso ritmo. Se 5 persone di questa catena di montaggio si fermano, io, che faccio parte dei 5 che ancora lavorano, devo lavorare il doppio. Quindi cosa succede? Accelererò il mio grado di frequenza, lavorerò di più, avrò un overuse. Cosa succede su una condizione di overuse? Mi consumo prima, mi infiammo, mi affatico. L'unica maniera che ha il corpo per difendersi dal dolore è bloccare, fermare. Chiude tutto. Fa diventare una zona da ipercinetica, costretta dai compiti che sta sviluppando, la fa trasformare in zona ipocinetica. Quindi la blocca per evitare che insorgano ulteriori dolenze. Quindi una zona che deve supplire a un mancato lavoro, un distretto che deve supplire a un mancato lavoro di qualcun altro, lavora di più. Lavora di più, cosa fa? Si infiamma. Si infiamma, il corpo lo percepisce perché è dolente, e allora cosa fa? La blocca. Però il compito resta da fare. E allora che fai? Ci sarà un'altra zona che deve lavorare di più.
cosa fa? Si infiamma. E il corpo cosa fa? La blocca. E questo circolo diventa un circolo vizioso che porta avanti il problema con quelli che sono chiamati prima paramorfismi, quindi diventano una soluzione del corpo per procedere nel compito a cui viene assoggettato, poi diventano vere e proprie problematiche e infortuni, perché la scala è questa. Abbiamo una riduzione del lavoro indotta dal nostro sistema nervoso centrale, quindi viene bloccato per un inspessimento della fascia. E poi vediamo rapidamente che cos'è la fascia, che comunque possiamo dire che semplicemente è tessuto, volgarmente e un po' semplicisticamente la definiamo come del tessuto connettivo. Questo inspessimento della fascia cosa fa? Porta ipocinesi, porta ipofunzionalità, porta ipomobilità, quindi ci muoviamo con maggiore difficoltà, e poi in un'ultima istanza, se non interrompo l'azione, arriva l'infortunio, purtroppo. Questo è un processo fondamentale da capire per poter intraprendere questo, questo iter di monitoraggio. Ora, qui in questa immagine qui vedete due cose. Vedete un corpicino tutto disegnato con delle, dei piccoli, diciamo, segmenti, eh? E poi qua il foam roller. Perché ci sono queste due immagini? Perché? Perché la fascia, abbiamo detto che è del tessuto connettivo. È un tessuto connettivo che riveste la superficie dei nostri muscoli. Dei nostri muscoli, ma non soltanto sotto il profilo, diciamo, superficiale, ma anche in profondità. Adesso poi ve lo mostro. Quindi, non soltanto l'epimisio, ma anche il perimisio e l'endomisio. Fino in profondità arriva. Si riveste tutta la parte esterna, riveste tutta la parte del perimisio, fino ad arrivare a rivestire con dei veli, sempre di tessuto connettivo, la fibra singola del nostro muscolo. Che cosa fa questa cosa? Quando io sono assoggettato a tanti traumi, questa roba si inspessisce, ha la capacità di modificarsi, diventa più dura, diventa più spessa, diventa più rigida. Come faccio a ristrutturarla? La ristrutturo facendo delle azioni di rolling, di release miofasciale. La fascia, se la strofino, se la utilizzo il foam roller, che penso che sia ormai una cosa di dominio pubblico come esercitazione, eventualmente poi ne parliamo in separata sede, la cerco di mantenere più mobile possibile e questa mobilità ne aiuta la ristrutturazione. Questa è una fascia. Allora, qui a sinistra vediamo quello che è il sistema. In alto vedete quello che è, non è nient'altro che questo tipo di immagine, ma sono la condizione con cui la fascia si struttura in via schematica, sopra e sotto. Questo tipo di struttura è una struttura che è a triangolo, che in realtà viene poi definito, non è di vostro interesse, ma icosaedro, ma non è proprio quello il punto di vista. La cosa importante da capire è che se io sposto anche soltanto una parte
di questi piccoli segmenti, la struttura non collassa, perché è in grado di trovare, di ristrutturarsi, spostando altri segmenti e scaricare la forza senza far sì che questo, chiamiamolo a sfera, chiamiamolo cerchio, collassi su se stesso. È una proprietà che ha innata. Questa qui, vedete, è il reticolo, una sorta di ragnatela, con cui questa situazione viene schematizzata all'interno dei muscoli. E questo, invece, è il nostro corpo davvero. Questa qui è la fascia che riveste i nostri muscoli. Quindi la vedete compatta e solida. Tutte queste piccole ragnateline che vedete sono il tessuto connettivo che riveste l'interno dei nostri muscoli. Questo qui è quello che, diciamo, è la fascia che riveste l'epimisio. Questo qui sono le fasce che vanno dal perimisio fino all'endomisio. Abbiamo del tessuto connettivo che ci compatta. Quando siamo assoggettati a tanto stress, quel sistema si indurisce per proteggerci. Dolore. Cosa fa? Zona. Se ho avuto del dolore, probabilmente ho stimolato sotto il profilo del volume dell'overuse il distretto. Quindi, cosa devo fare? Devo ridurlo, devo farlo muovere di meno. Come fa il corpo? Blocca. Come blocca? Come mai che tu ti indurisci? Si indurisce la fascia. Si irrigidisce il distretto muscolare tramite l'indurimento di questa fascia di tessuto connettivo. Si inspessisce, si indurisce. Come faccio a tenerlo mobile? Con l'errorismio fasciale, col foam roller. Questo sarebbe stato interessante farlo anche in presenza, ma come sapete purtroppo bisogna arrangiarsi. Se non avete idea di che cosa sia la fascia, basta che la prima volta che comprate il petto di pollo lo tagliate. Quel filetto che riveste la parte della ciccia, quello è tessuto connettivo. Ed è esattamente quello che vi ho mostrato in queste immagini. E qui siamo sullo schema esattamente della spalla. Dobbiamo andare a fare un rinforzo selettivo in funzione di quelle che sono le esigenze. Andremo a rinforzare il trasverso dell'addome e i paravertebrali per favorire la fase di atterraggio, quindi la fase di ammortizzazione. Dovremmo andare a lavorare in maniera più importante sul rinforzo del retto e degli obliqui, perché nella fase di flessione anteriore abbiamo necessità che il tronco fletta sulle gambe. Quindi di certo dobbiamo far sì che queste componenti siano attivi e ben lavoranti. Però di certo non è soltanto facendo il crunch che arrivo a questa azione qui. Ho bisogno di tante componenti, una catena molto ampia di muscoli che mi permettano di mettere in opera l'azione. Quindi catene crociate, in maniera che il movimento sia fluido, sia economico, sia coordinato e mi permetta di performare all'esigenza che io devo sopportare per il mio sport. Vi ho ovviamente tagliato tutti quelli che sono gli esercizi che probabilmente conoscete sotto il profilo della stabilizzazione del core stability, partendo dal plank, dal side plank, quelle cose lì le diamo un po' per scontate, poi eventualmente se avete bisogno le riguardiamo, però di fatto quelli sono esercizi di stabilizzazione di base che un atleta deve fare sempre.
Vi garantisco che già soltanto stabilizzare con un buon grado di core stability il centro degli atleti che dovrete andare a supportare permette un grado di prevenzione dell'infortunio alla colonna molto elevato. Anzi, in certi casi permette di far lavorare persone che in realtà sotto il profilo delle strutture sono già intaccate. E ho degli esempi pratici, moltissimi atleti che hanno avuto, per esempio, problemi di ernie, problemi di protusioni, che stabilizzando con il core stability permettono di performare, e non performare a livello del torneo della Salamella. Ho degli esempi di persone che hanno fatto finali degli europei con L5-S1 espulsa. Perché? Perché lavorano in maniera molto, molto selettiva sotto il profilo del crunch, sotto il profilo del core stability, scusatemi. Quindi, cosa significa? Ricalcando esattamente il percorso che abbiamo fatto per la spalla, primo aspetto fondamentale, rinforzo selettivo. Vado a chiamare in causa tutti quelli che sono gli esercizi selettivi in funzione di quello che è l'esigenza, quindi trasverso dell'addome per ammortizzare le cadute, obliqui per concorrere all'ammortizzazione delle cadute e tutti i gradi di flessione, quindi il retto e obliqui stessi, per lavorare sui gradi di flessione per avanti per favorire la fase di attacco e di servizio. Questo per quello che è il nostro caso. In più abbiamo una fase di monitoraggio e di strutturazione per quanto riguarda la parte posteriore, quindi paravertebrali, che devono essere solidi per mantenere lo status. Quindi, balzando quelli che sono i problemi, diciamo quelle che sono le parti più selettive, andiamo su quelle che sono le parti più integrate. Ad esempio, le chop laterali, come possono essere chiamate in questo caso, in tutte le loro varianti, non soltanto in questo frangente. Vi mostro quali può essere azione di stabilizzazione in fase di volo. Spostamento, arrivo, vedete già cosa succede in questo caso? Nella fase di volo l'atleta casca lateralmente. Adesso vi mostro in questo fermo immagine quanto nella fase di volo, se il centro mantiene la condizione di solidità, diventa funzionale sia nella fase di stabilizzazione del gesto, sia nella fase poi tecnica di base, cioè riesco a mettere in opera quello che è il fondamentale stesso. Ora vi mostro, ricordatevi quell'immagine, esatto, quell'immagine in cui c'era una linea perfettamente rigida, guardate in questo caso cosa succede, il corpo si flette lateralmente. Questo perché? Perché il centro probabilmente non è solido. Guardate cosa è successo in questa altra ferma immagine. Ah, in questo frangente il corpo magari sopra è solido, ma viene messo in opera un compenso per stabilizzare la fase di volo. Resta comunque sempre una problematica da dover monitorare sulla fase del centro. Quindi, come comportarci per il centro e per l'addome? Abbiamo contrazione statica del core e dei paravertebrali, che equivale al rinforzo selettivo. I volumi di rinforzo restano sempre alti, quindi devo fare tanto lavoro in termini di esposizione, in rapporto normalmente 3 a 1 tra core stability e retto dell'addome obliquo. Quindi favorisco la fase preventiva, quindi di atterraggio e di volo del centro, rispetto a quella della flessione per avanti che abbiamo visto nella fase di attacco. A questo
dovrò sommare la mobilità della fascia. Perché? Perché è ovvio che i traumi ripetuti cosa fanno? Fanno sì che ci sia un ispessimento del tessuto connettivo che riveste i nostri muscoli e quindi devo prevenire quel discorso con foam roller, posture e mobilità. E con mobilità teniamo conto anche della catena anteriore. Perché? Perché, come abbiamo visto, quando siamo in fase di caricamento anteriore, esiste l'opportunità, la possibilità che il retto si stiri o addirittura si strappi. In ultima istanza, abbiamo da fare lavori in catena a velocità crescente. Condizio sine qua non, incremento selettivo, contrazioni statiche, rapporto 3 a 1 a favore del core stability per gli atterraggi rispetto ai gradi di flessione, mobilità fondamentale per evitare che avvengano delle condizioni di paramorfismi, adattamenti, passando da zone ipercinetiche a zone ipocinetiche, come ci siamo visti in precedenza, fino ad arrivare ai soliti lavori in catena e quindi sempre più vicino a quella che è l'esigenza. Facciamo quest'ultima cosa qui, poi mi rendo disponibile a delle domande eventualmente su tutta questa parte che ci ha portato via un po' di tempo, ma penso che sia stata importante. Questo equivale per tutto, questa è una condizione sine qua non. Il nostro compito è quello di preservare salute, tecnica, mezzi, intesi come esercizi e i metodi, sono unicamente finalizzati a quel target, a quell'obiettivo. Noi dobbiamo essere in grado di dominare la materia, dobbiamo conoscerla bene, ma non siamo assolutamente noi a fare delle diagnosi. Quindi, per queste parti qui, se abbiamo delle incertezze, se abbiamo dei dubbi, se abbiamo delle condizioni di rischio che non conosciamo, che ci pensino i medici a fare uno screening. Quindi noi spediamo le persone tranquillamente a farsi vedere, ad avere un parere di tipo medico. Questo è una cosa puramente logistica. Sinceriamoci di avere una copertura assicurativa dei ragazzi che andiamo ad allenare, con delle visite mediche condotte dai nostri atleti, e se accade un incidente che non sappiamo gestire, non improvvisiamo. Chiamiamo tranquillamente un'ambulanza, non c'è niente di male, facciamo soltanto bene il nostro mestiere. Avremo poi la parte tecnica, ma la recuperiamo la prossima volta, non è importante. Era importante, secondo me, sviluppare in maniera un po' più approfondita e meno sommaria alcuni aspetti. Avete delle domande, dei dubbi, delle perplessità su questa parte della schiena, del core? C'è qualcosa che non vi è chiaro? Ricordatevi che conoscere le strutture, conoscere come funzioniamo è condizio per poter operare. Se io non so che è la fascia che si indurisce, che si irrigidisce, se io non so come questa opera, come questa reagisce, quindi come faccio a ristrutturarla, non sono in grado di poter condurre in porto il problema. Prof, allora io volevo chiedere una cosa. Allora, io questa cosa qui cioè, è stata chiara per me, no? Però non conoscevo assolutamente questa cosa della fascia, io non ero proprio a mia mente a conoscenza. Avevo due domande. La prima, se quindi questo ispessimento della fascia è quello che volgarmente a volte noi definiamo contrazione, contrattura muscolare. Se a volte, oppure a volte la confondiamo come una contrattura muscolare. A spesse volte questa cosa succede. È più comunemente definito come trigger point. Se tu fai pressione, per dirti, sul tuo margine esterno della coscia, con un pollice, e schiacci, probabilmente sentirai della dolenza. Se sei uno che corre, se sei uno che salta, se sei uno...
quello è inspessimento di fascia, quello è irrigidimento di fascia, per dirtene una. Ti dico, questo sarebbe importante poter provare. Però esistono le contratture, ci sono contratture muscolari, che però sono delle risposte in acuto, no? Cioè, nel senso che fanno male? No. Ah, no. Acuto, come ci siamo definiti all'inizio di questa lezione. Cos'è la risposta in acuto? Un episodio la cui risposta ti crea quell'aspetto lì. Cioè, il muscolo si contrae perché l'hai elongato troppo rapidamente. Ok. No? Quella è una contrattura. La fascia, invece, risponde in cronico. Cosa significa? Significa che quando tu corri tanto, salti molto, reiteri un movimento nel tempo, la fascia si inspessisce. Ho capito. Ok? Questa è la differenza. La contrattura ti viene nel momento in cui tu hai un'elongazione troppo rapida, e allora cosa fa il muscolo? Reazione antalgica, si retrae. Ok? Si trattano anche in maniera diversa poi, ma questo non è la sede dell'esame. È che sono entrato un pochettino dopo nella lezione perché avevo un impegno lavorativo e quindi mi ero perso un pezzo di... La seconda domanda era, magari non so se questa è la sede, non la sede più che altro, magari il momento giusto, però volevo sapere, giusto a titolo informativo, come funzionasse un foam roller, che non avevo mai sentito. Non hai mai visto? Allora... piuttosto poi vi mostro delle immagini, magari anche la prossima settimana ve li mostro nel video, che è così almeno... Però di fatto funziona come una condizione di pressione e o frizione di un distretto. Questa situazione cosa fa? Riscalda la zona, e la fascia ha la proprietà, che è una proprietà proprio riconosciuta, di quei famosi triangoli che ti ho mostrato, no? Cioè, cosa succede? Quando si scalda, la fascia si ristruttura, si rimette in condizione più corretta. Okay. Ha questa capacità, ha una membrana, non stiamo lì a entrare nei dettagli, però nel momento in cui io friziono da quella parte e dall'altra, la membrana si riscalda e prende la posizione più consona a mantenere solida la struttura. È lo stesso principio per cui vengono costruite le attività antisismiche, fondamentalmente, quello, cioè gli edifici antisismici, quello che fa la nostra fascia. Cioè, supporta degli stimoli, si ristruttura in maniera che il sistema non collassi, però normalmente tende a irrigidire, non tende a mobilizzare. Col foam roller passo sopra, faccio pressione, metto sopra normalmente il peso del corpo, e quell'azione lì ti permette di ammorbidirla, ridurla in spessore e recuperare mobilità e quindi funzionalità. E questo irrigidimento porta a quello che abbiamo visto nella slide prima, quell'escalation di ipomobilità e poi eccetera, eccetera. Esatto. Tu ricordati sempre che quando sei rigido, nel momento in cui sei assoggettato a uno stimolo troppo forte, c'è il rischio di rottura, no? Quindi però per questo dicevo che a volte può essere cioè può essere comune, magari per uno che non è medico, non riuscire a distinguere la contrattura da questo ispessimento della fascia, perché comunque entrambe portano a una rigidità, no? Sì, esatto. La sintomatologia è la stessa, però la causalità è diversa. Una è E quindi in questi casi conviene comunque consigliare un medico, oppure noi dobbiamo trovare il modo di saperlo riconoscere? No, lo riconosci in maniera abbastanza semplice, nel senso che uno che ha una contrattura ti dice: ho fatto o una contrattura, uno stiramento, succedono nella stessa maniera. Faccio uno sprint, mi irrigidisco, finisce lo sprint e immediatamente dice: prima non avevo male, adesso c'ho male. È un problema di tipo muscolare, non è un problema di tipo fasciale. Se invece capita dopo, che ne so, un periodo di allenamento pesante, duro, succede che ti vengono a dire: guarda, ho mal di schiena. Se tu i giorni prima hai saltato molto, hai corso molto, o male alle gambe, al di fuori dei DOMS, togliamolo anche poi questo discorso dei DOMS, però se non sei, diciamo, a distanza di 7-8 giorni, ti dicono: guarda, io qui ho male, probabilmente quello è un problema di fascia. Ok, quindi contrattura o stiramento, che poi hanno la stessa eziologia, però si manifestano in maniera contrapposta, arrivano su una fase acuta. Un episodio
ti fa venire male. Fascia, indurimento, allora a quel punto lì è quello di tua competenza. Cioè se c'è una contrattura o uno stiramento, fisioterapista, medico, tu non ti metti lì a massaggiare, quelle cose lì non si fanno. Non è il tuo compito, non è il tuo compito. Però invece se hai una fase reiterata che ti indurisce, utilizzare una ristrutturazione di release miofasciale, anche a livello preventivo, anche quando non hai male, assolutamente è di tua competenza, è di tuo compito, magari possiamo anche approfondirla in Quindi maniera. questo foam roller non è uno strumento medico, ecco, nel No, senso come che può essere la teca terapia, per esempio. no. È Ok. uno strumento di tipo assoluta, è un mezzo che si utilizza a livello di prestazione. È tranquillamente acquistabile, diciamo. Oh, certo, assolutamente sì. E per dirti, alla stregua di una tavoletta proprio ricettiva, per dirti, no? Ah, perfetto. Per intendere, no? Cioè, è logico che è un esempio totalmente diverso, con fini totalmente diversi quello che ti ho fatto, però è uno strumento di allenamento. Ci sono i Ok. muri, ci sono i bilancieri, c'è il foam roller, per intendersi. Okay? Poi al limite possiamo anche approfondire, magari la prossima settimana, mentre parliamo delle gambe, vi mostro qualcosina. Va bene, grazie mille. Niente. Professore, scusi, avrei una domanda riguardo No. all'uso del foam roller. Vai. Nel senso che si sente spesso dire, però voglio avere con certezza la risposta. È vero che nella zona lombare fa male ai reni o no? È vero che fare stacchi fa male alla colonna? Se lo fai male, sì. Ok. Se lo fai male, sì, capito? Cioè, bisogna avere delicatezza, devi saper maneggiare lo strumento, devi avere tante situazioni che logicamente ti implichino il discorso di che cosa va a fare, no? E poi soprattutto per dirti ci sono foam roller e foam roller. Sì, Molto rigidi, molto aggressivi, e quelli possono creare problematiche perché vanno molto profondi sulla fascia, allora lì ci sono delle possibilità. Però in realtà, se ne hai, cioè perché a quel punto lì, cosa fanno? Non trattano la fascia lombare i terapisti? no, già. Trattano, no? La trattano anche in maniera pesante. È lo stesso principio, eh? Cioè schiacci per dilatare tensione. Quello è il principio del foam roller. Va bene, grazie. Niente. Professore, io avrei una domanda. Vai. Ma qual è il momento migliore per usarlo? Subito dopo allenamento? Dipende a che, in che modo lo utilizzi. Dipende Ok. da che modo lo utilizzi. Se tu lo utilizzi in maniera rapida, con esposizioni abbastanza veloci in fase di warm-up, dopo aver fatto la fase di warm-up generico, fare mobilità e inserire delle parti di foam roller a frizione molto rapida può essere una buona cosa, una buona soluzione. Se invece a fine allenamento hai accusato alcuni tipi di rigidità o anche in seduta separata, in maniera però più lenta e controllata, senza fare proprio l'azione di rolling che spesse volte si vede, anche soltanto mantenendo la posizione in compressione, mantenendola, anche soltanto spostando il peso da destra a sinistra, è un buon modo per ristrutturare la fascia. Ricordati sempre che, tra l'altro, se ti fa troppo male, leggo subito, Michele, scusami, se ti fa troppo male, rischi di avere risponsa antalgica. Quindi, in una scala di valori da 1 a 10, sentire 6-7 di pressione è il grado di giusto e corretto di applicazione della terapia. Chiamiamola terapia del mezzo. Ok, grazie Niente. Allora, può essere utilizzato anche in forma preventiva e non solo quando vi effettivamente. Assolutamente sì, Michele, quello è l'obiettivo. Assolutamente sì. Dobbiamo utilizzarlo in via preventiva. Dobbiamo. Cioè, non è un. Quando l'insorgenza del problema è già successo, io non ho fatto più prevenzione, devo far fronte al problema. Quindi assolutamente sì, dobbiamo utilizzarlo in via preventiva. Grande.
Se non ci sono ulteriori domande, io vi congederei e spero che sia stato di vostro interesse e sia stato abbastanza interessante per voi e soprattutto esaustivo almeno su questi due distretti. Prossima volta ci recuperiamo anche la parte tecnica, non è un problema, e basta. Se ci sono altre domande, dubbi, perplessità, o magari anche riguardandovi la call, vedete delle cose che non vi risultino o comunque non vi tornino, le digerite in maniera diversa, avete bisogno di farmi altre domande, sono ovviamente a disposizione. Se non c'è altro, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima settimana. Abbiamo anche fatto un po' lunghi oggi, va bene così. Grazie molte, buona settimana, buon lavoro a tutti quanti e ci aggiorniamo alla prossima. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.